casualità del venire al mondo, di quella gettatezza, direbbero i filosofi, per cui non si sceglie quando, dove, con che sesso, in quale parte del mondo, in quale periodo storico venire al mondo. Si è gettati nel mondo, ecco, addirittura come cosa ampiamente nota, si è maschio o femmine ancor prima della propria venuta al mondo, perché il patrimonio cromosomico preesiste rispetto alla nostra nascita. E cos'è allora che caratterizza il nostro presente? In qualche modo la perdita della dimensione della paternità e della maternità legata alla sessualità. Possiamo dire che questo è un aspetto molto evidente nel nostro presente, in cui si pensa in qualche modo che l'essere padre o l'essere madre sia un desiderio che l'individuo può avere. L'individuo X, pensato come un atomo unisex che si autodefinisce secondo i propri desideri, può, a seconda del desiderare, voler essere madre o padre, del tutto a prescindere dal sesso di origine. E in questo modo la stessa esperienza della maternità o della paternità tende a diventare un desiderio fra i tanti. Ma quello che caratterizza il ruolo del padre e a maggior ragione della madre è lo definirei un amore donativo in senso assoluto. L'amore che ha la madre per il figlio è un amore incondizionato, è un amore senza contropartita. La madre ama il figlio del tutto a prescindere da un eventuale interesse che possa averne di ritorno. L'amore che una madre ha per il figlio è incondizionato. E peraltro è anche, credo, la prova provante di quanto fosse falsa la teoria di quegli autori come Tommaso Hobbes, che pensavano che la società fosse in origine, anche solo ipoteticamente, un regno di individui in conflitto fra loro, di lupi che alla prima occorrenza si azzannano.